persone dicono, ma il correttore si mette prima, si mette dopo il fondotinta, qual è la regola giusta? Allora, la regola, poi ogni makeup artist diciamo che ha un po' il suo ordine preferito. Allora, per quanto riguarda me, io preferisco mettere prima il fondotinta e poi il correttore, salvo che mi trovo davanti a delle occhiaie veramente molto 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 pronunciate. Allora in questo caso metto prima il correttore, applico poi il fondotinta e come ultimo passaggio riapplico un po' di correttore. Invece se non avete occhiaie o avete delle occhiaie leggerissime, ecco che è meglio passare prima il fondotinta e poi andare a applicare una puntina di correttore solo dove serve. Ma il solo dove serve in realtà vale anche se avete delle mega occhiaie, perché l'errore che spesso si fa qual è? Ok, metto il correttore, parto da qui e finisco qui. No, il correttore si mette solo nell'incavo dove serve. Allora, in questo caso lei praticamente di occhiaie non ne ha, però se proprio vogliamo andare a mettere un po' di correttore, dove lo mettiamo? Ecco che lo mettiamo in questo incavo e direi basta. La regola importante del correttore è un po' come la scelta del fondotinta. Anche qua il correttore non si sceglie solo per il giusto colore, ma in base alla texture. Questo cosa vuol dire? Che se tu hai una pelle molto secca, ecco, non scegliere mai un correttore secco, perché andrebbe ancora di più a enfatizzare le possibili rughettine di espressione che si vanno a creare sotto l'occhio. Viceversa, se hai una pelle acneica, una pelle molto grassa, una pelle che tende a sudare, ecco, non scegliere mai correttori, chiamo io lo stucco, ok? Quindi bisogna sempre trovare il giusto equilibrio, quindi capire che tipologia di pelle si ha, in base alla pelle scegliere il correttore. Quindi come i fondotinta vale la stessa regola, quindi ci sono correttori molto grassi, che sono in realtà quelli più coprenti, ci sono correttori tipo la BB cream che spesso si trovano a forma di penna e in realtà quelli hanno una bassa coprenza, in realtà si usano quasi di più per dare luce, quindi per illuminare. Poi ci sono correttori, ad esempio questo qua, lo Studio Fix, che è perfetto per chi ha una pelle molto grassa che suda, ma attenzione a non usarlo su una pelle secca, come vi ho detto prima, perché altrimenti enfatizzerebbe di più l'effetto. Lei ha una pelle che è, direi, normale, quindi non è né secca né grassa, ha una bellissima pelle, quindi vado a darle solo un piccolo punto luce e basta. Allora, correttore si può mettere come il fondotinta, lo possiamo applicare con un piccolo pennellino, per questioni igieniche io non uso mai le mani quando trucco, voi su di voi potete farlo, quindi andate leggermente a picchiettare la zona, oppure con la spugnetta, va benissimo anche la spugnetta che avete utilizzato prima per il fondo, e andremo a utilizzare per lavorare un po' più di precisione l'angolino. Quindi mettiamo un po' di correttore e mi raccomando, quando mettete il correttore non andate a spalmarlo ma a tamponare, tamponate in modo tale che il prodotto si distribuisce bene dove deve andare e non ve lo portate in giro. Allora, la base l'abbiamo fatta, però cosa manca? Dobbiamo fissarla. Come si fissano i grassi?